Allora, eccoci qui, ci siamo. Auto che è stata caricata tutta la notte, quindi sta al 100%. Vediamo quanti chilometri segna. 432 chilometri. Vediamo se riusciamo a fare di meglio, nel senso, adesso resetterò questo viaggio A, di cui terrò conto per questa prova. Voglio cercare durante la, diciamo, sessione estiva, adesso siamo a giugno, vorrei cercare, mantenendo sempre i limiti di velocità, senza strafare, di andare oltre i 432 km di autonomia. So che è possibile. Però io non, diciamo che sono un po' indisciplinato e non ci sono mai riuscito. Volevo vedere se era una cosa fattibile. Ho messo anche l'accelerazione soft, così, tanto per risparmiare qualcosina. Lo sterzo, questi sono, lo sterzo leggero. Sì, lo lasciamo così. Prima c'era sport, cambiato con l'aggiornamento. Quindi niente, adesso vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. Qui abbiamo resettato tutto quanto. E vediamo questa sfida. Io cercherò di andare sia a strade urbane che extraurbane. Già so che comunque pezzi di autostrada non ne farò, perché sicuramente in questi giorni, in queste settimane non devo fare nessun viaggio in autostrada, quindi diciamo un classico uso comune di una persona normale che fa tragitti casa-lavoro e altri tragitti per la città dove abita. Quindi niente. Adesso stacchiamo il cavo di ricarica perché dobbiamo andare a lavoro. E inizia così questa, tra virgolette, sfida. 432. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. A fine video troverete tutti i valori dettagliati della challenge, senza trucchi e senza inganni. Partiamo subito con una strada statale che ho percorso più o meno per 100 km, a una media consentita dal codice stradale di più o meno 60 km orari. Bella Model S qui davanti a noi, il nostro viaggio di autonomia. Siamo più o meno a metà e il contachilometri segna ancora 266. Ora siamo a più o meno metà del nostro viaggio, l'autonomia qui segna ancora 265 km e ne abbiamo consumati 158. Questa è la media più o meno sul metà viaggio. Che roba! Proseguo la sera con un'uscita per Roma e per raggiungerla ho percorso la strada statale Pontina, per cui la maggior parte il limite è di 80 km orari. Penso sia la prima volta che la percorro in questa velocità. Ah, qui praticamente ci troviamo all'Eur a Roma in una vecchia stazione di servizio del gasolio che hanno trasformato in una stazione green con varie colonnine. E qui c'è sempre stazione di servizio, però ci si può anche mangiare. E da quello che ho capito, l'ha preso uno chef che si chiama Nico Romito, che è molto famoso. E penso che a breve la verremo proprio a provare, che dice che comunque è una cosa bella gourmet, sfiziosa. Quindi magari in un prossimo video ci spariamo un bel pasto qui, da Alt. Questa addirittura anni e anni fa c'era un McDonald's qua, mi sembra pure.
Ci troviamo al laghetto dell'Eur. La cosa molto bella da notare è che praticamente è chiuso con delle catene, quindi lì ci sono ben uno, due colonnine, sì, due colonnine fast, non so se si vede bene qui dal video, inutilizzabili. Sono quelle cose fantastiche proprio. Vedete, qui c'è una catena, non si può attraversare, non si può entrare dentro. Quindi lì ci sono quelle colonnine lì buttate così, inutilizzabili. Complimenti, campioni. Continua la perlustrazione notturna romana e nel percorso urbano, con la modalità soft attivata, ho trovato grandi differenze sia in accelerazione da fermo che il maggior freno motore quando mi dovevo fermare agli stop. Non l'ho mai utilizzata questa funzione e devo dire che la differenza si fa sentire e come. Diciamo che qui il time lapse non avrebbe reso giustizia, quindi lo leviamo. Ed eccovi qui, Sua Maestà, il Colosseo. Buche a rotta di collo. Ecco un rapido scorcio del Colosseo. Gente che si spara pose davanti al Colosseo. Turiste mezze nude. E niente, adesso si ritorna a casa dopo questa passeggiatina romana e adesso si fa un bel pezzo sui San Pietrini. Le sospensioni saranno contentissime di tutto ciò. Stavo per tornare verso casa, quando mi sono imbattuto più e più macchine della storica Mille Miglia, che facevano sicuramente tappa a Roma. Davvero uno spettacolo. Non so se riuscite a vedere questo, perché questa credo sia una Mercedes vecchissima, targata addirittura California, veicolo storico, ma con gli sportelli aperti, così random. Forse gli hanno spiegato che non è possibile andare in giro così, però, eh. Amico mio, boh, solo qua ste cose. Vabbè. Mi sto dirigendo verso casa e sono sempre più consapevole che guidate con un certo criterio, queste auto hanno davvero un comfort e un'autonomia molto buona. Sarebbe curioso vedere solo nell'uso urbano quanta autonomia riuscirebbero ad avere, ma non credo di farcela a portarvi un video del genere, deve essere davvero molto molto impegnativo. Ragazzi, ci siamo, sta per terminare questa avventura. Arriveremo a casa precisamente con lo 0%. Quindi adesso facciamo tutte le conclusioni e vedremo quanti chilometri ho fatto in totale con una ricarica. Un effetto stranissimo vedere lo 0%, 0 km. 0% della batteria, mai visto, spero di non vederlo mai più. Allora, ci siamo con questo avviso molto rassicurante. Come vediamo qui, 0%, 1 km addirittura, prima era 0. Allora, andiamo a vedere subito. La sentinella a 30 km ha consumato tantissimo, secondo me. Temperatura schermo, vabbè. Condizionatore, qui invece durante la guida il climatizzatore 10 km, pensavo me, anche perché l'ho avuto sempre acceso, e altitudine, e adesso arriviamo, questo è il consumo medio, sono istantaneo, e adesso arriviamo alle note dolenti, anzi non sono per niente dolenti, ecco qui l'autonomia
che ho fatto mantenendo sempre la velocità del codice stradale in qualsiasi strada che ho percorso. 469 km non ho mai fatti in vita mia con questa macchina. Energia totale 50 kWh e la media 106. Guardate che differenza con la media, con la totale della macchina. E questo senza impegnarmi, cioè nel senso che comunque ho fatto questa prova, ma in una, ho messo, vabbè, soft, e è stata una prova fatta non apposta, perché secondo me se uno ci si impegna ne fai anche 500 sicuri, pure di più forse. Io ho fatto tutte strade extraurbane, sono andato a Roma 2 volte, quindi comunque ho fatto strade statali con media di chilometraggio alta, e poi sempre condizionatore acceso e tutto quanto. Comunque penso che comunque è una media, è un, come si dice, una distanza percorsa di tutto rispetto. Lascio a voi e le conclusioni e vi lascio poi dopo a schermo. Ecco, la parte qua della ricarica. Lascio a voi, comunque poi dopo vi lascio la foto di tutti quanti gli schemi qui, così vi fate un'idea. Alla prossima, ciao!